Abbiamo realizzato questo esperimento e questo è il profilo luminoso sullo schermo, cioè sul muro, e dobbiamo capire innanzitutto che tipo di dispositivo abbiamo utilizzato. Abbiamo tre possibilità: un reticolo di diffrazione, una fenditura singola, una fenditura doppia. E poi, una volta capito il dispositivo, dobbiamo calcolare, se per esempio è un reticolo di diffrazione, il passo. Se è una fenditura singola, la larghezza di fenditura, cioè di primo; se è una fenditura doppia, sia la larghezza delle due fenditure, sia la distanza fra i loro centri, cioè D e D'. I dati sperimentali sono la lunghezza d'onda dell'asse rosso, che è 633 nanometri, e la distanza del dispositivo ottico dal muro, che è 3 metri e 69 centimetri. Provate a svolgere da soli questo problema. Fate pausa e non guardate per ora lo svolgimento. Adesso vediamo lo svolgimento. Innanzitutto possiamo capire subito che si tratta, anzi che non si tratta certamente, di un reticolo di diffrazione per due motivi, anzi tre motivi. Il primo è che lo schermo è molto lontano dal dispositivo, perché stiamo parlando di più di 3 metri e mezzo, eppure i puntini luminosi risultano estremamente ravvicinati, come vediamo qui. La distanza fra due puntini è dell'ordine del centimetro. Questo vuol dire angoli di uscita dal dispositivo estremamente stretti, mentre invece sappiamo che con un reticolo di diffrazione gli angoli di uscita sono larghi. Lo schermo non va messo troppo distante, altrimenti la distanza tra i puntini risulta di metri. Questo infatti accade perché il reticolo, avendo il passo molto piccolo, confrontabile con la lunghezza d'onda del laser, allarga tantissimo il profilo luminoso. Il secondo motivo per cui sicuramente non è un reticolo di diffrazione è che i puntini sono numerosi. Ne contiamo almeno 5 più 2 ogni lato. E sappiamo invece che con un reticolo di diffrazione è molto difficile avere tutti questi puntini, proprio perché il passo del reticolo è molto stretto. Se per esempio nel passo del reticolo entrano al massimo 3 lunghezze d'onda, allora potremmo avere soltanto 3 massimi laterali, 3 coppie, e non tutte queste numerose coppie di puntini luminosi. Il terzo motivo è che da un reticolo di diffrazione vengono fuori dei puntini molto netti, non delle macchie, e quindi possiamo escludere che sia un reticolo di diffrazione. C'è da capire a questo punto se si tratta di una fenditura singola o di una fenditura doppia. Ce lo può rivelare il fatto che manchino alcuni puntini luminosi, quindi si capisce che qui ci sono dei minimi. I minimi di diffrazione di Fraunhofer che vanno a spegnere alcuni di questi puntini, e precisamente ne spengono uno ogni tre. Quindi la presenza dei minimi, dei puntini mancanti, ci rivela che sicuramente c'è una fenditura, quindi una fenditura di ampiezza di primo. Quindi la diffrazione di Fraunhofer che va a distruggere alcuni dei puntini che invece sono generati dall'esperimento di Young. Quindi, se non ci fosse la diffrazione di Fraunhofer, noi vedremmo tutta una serie di puntini equidistanti corrispondenti all'esperimento di Young ideale. Perciò capiamo che qui sono sovrapposti due profili luminosi, uno di Young, quindi interferenza da doppia fenditura, e uno di Fraunhofer che va a spegnere alcuni puntini. Quindi deduciamo che si tratta di una doppia fenditura di cui dobbiamo calcolare D e D'. Questo è il profilo luminoso che presenta tutta una serie di puntini equidistanziati, ma alcuni di questi sono spenti dalla diffrazione di Fraunhofer, e infatti qua ho disegnato anche il profilo luminoso di Fraunhofer. Riconosciamo una grande macchia centrale e poi le macchie laterali. La macchia centrale, come sempre, è larga il doppio delle macchie laterali. E qui effettivamente si può vedere, questa è la grande macchia centrale, il massimo luminoso al centro di Fraunhofer. Queste sono le macchie laterali. Questa è la prima macchia laterale, la seconda, la prima e la seconda. Per calcolare D e D' utilizzeremo queste due formule, dopo le dimostriamo. La prima formula ci dà la distanza tra due massimi di Young vicini, cioè tra due di questi puntini luminosi. La seconda ci dà la distanza fra due minimi di Fraunhofer vicini, cioè la distanza fra due di queste linee nere. Quindi con le formule inverse andremo a calcolare D e D'. D è la distanza fra i centri delle due fenditure e D' è l'ampiezza di ciascuna fenditura. Vediamo come si ricavano queste formule. Si parte come sempre dalle tre formule
fondamentali, la tangente di alfa, il rapporto tra il cateto opposto xn e il cateto adiacente d, che è anche la distanza tra la doppia fenditura e il muro. Poi un ingrandimento della doppia fenditura ci dà, come sempre, questa seconda figura. Questo è il passo t, l'angolo alfa n di uscita dei raggi corrispondenti al massimo xn ce lo ritroviamo qui, e quindi la differenza di cammino fra questi due raggi che escono all'angolo alfa n è questa delta, corrisponde a un numero intero di lunghezze d'onda e si calcola, essendo il cateto opposto ad alfa n, come l'ipotenusa d, il passo della doppia fenditura, per il seno dell'angolo alfa n. Ma siccome i raggi d'uscita sono molto vicini, molto stretti, l'angolo è piccolo, allora possiamo confondere la distanza d tra la doppia fenditura e il muro con L, che è la distanza tra la doppia fenditura e l'ennesimo massimo laterale. Quindi al posto di d possiamo tranquillamente mettere n, commettendo un errore trascurabile. E perciò non abbiamo più il rapporto tra i due cateti xn su d, ma abbiamo il rapporto tra il cateto opposto all'angolo xn diviso L, l'ipotenusa di questo triangolo rettangolo. Quindi il cateto opposto diviso l'ipotenusa è il seno dell'angolo alfa n, quindi seno e tangente sono praticamente coincidenti per angoli piccoli. Perciò quando vado a calcolare xn, la posizione dell'ennesimo massimo laterale, posso scrivere non più d ma L, seno di alfa n, cioè invece di usare la tangente uso il seno. Quindi scrivo xn uguale d per, anziché tangente, per seno di alfa n, e seno di alfa n lo calcolo dalla seconda formula, dividendo delta diviso d, ma al posto di delta metto la condizione dell'interferenza costruttiva, per cui la differenza di cammino si compone di un numero intero di lunghezze d'onda. Qua per esempio ne ho disegnate due. Perciò, andando a sostituire al posto di seno di alfa n questa espressione, trovo xn, la posizione dell'ennesimo massimo, uguale d per, invece di sen alfa n, metto n lambda su d. Quindi questa formula diventa quest'altra. E poi, per calcolare, invece di calcolare la posizione di ciascuno di questi massimi laterali, x1, x2, x3 e così via, mi calcolo direttamente la differenza fra due vicini, sottraendo xn più 1, qui ho sbagliato a scrivere, xn più 1, meno xn più 1 è questa espressione, si ottiene per n che diventa n più 1, meno xn è questa qua. Andando a fare poi le semplificazioni, delta x viene la formula che abbiamo scritto prima, lambda d su d. La stessa formula vale per i minimi di Fraunhofer, in quanto la geometria è sempre la stessa, è sempre descritta da questi triangoli, rettangoli, insomma da queste figure. Cominciamo con adesso i massimi di Young. Per ricavare d faccio la formula inversa, lambda d su delta x. Delta x è la distanza fra due massimi di Young vicini. Invece di misurare le singole distanze, prendo il primo e l'ultimo massimo di Young, vedo le loro posizioni, le misuro con il righello di prima. Il primo massimo sta al millimetro 17, l'ultimo al millimetro 142. Quindi la distanza fra il primo e l'ultimo massimo di Young è 142 meno 17 mm, sono 125 mm, eccolo qui, e corrisponde questi 125 mm a 16 delta x. Infatti, se andiamo a contare, sono 1, 2, 3, 4, 5, sono 16 massimi di Young, che sono appunto contenuti in 125 mm. Perciò la distanza fra due massimi di Young vicini è 125 mm diviso 16, circa 7,81 mm. Questo valore lo vado a sostituire nella formula di prima per trovare la distanza fra i centri delle due fenditure, quindi il passo della doppia fenditura. Vado a mettere la lunghezza d'onda, la distanza tra la doppia fenditura e il muro, espressa in millimetri, quindi 3,69 m sono 3.690 mm. Così posso semplificare l'unità di misura e trovo 299 micron. Questo è il risultato, il passo della doppia fenditura. Per trovare invece l'ampiezza delle due fenditure, quanto sono larghe di primo, faccio lo stesso procedimento, faccio la formula inversa, però stavolta mi serve delta x', cioè la distanza fra i minimi vicini di Fraunhofer. Quindi prendo il primo minimo che posso misurare,
e l'ultimo. Il primo minimo sta al millimetro 32,5, l'ultimo a 126,5. Quindi la distanza fra questi due minimi di Fraunhofer è 94 mm. Ma 94 mm corrisponde a 4 delta x'. Infatti contiamo 1, 2, 3 e 4, 4 volte la distanza tra due minimi di Fraunhofer vicini. Quindi delta x', distanza fra due minimi vicini, è 94 mm diviso 4, 23,5 mm. Vado a sostituire e calcolo d', che è circa 100 micron. Quindi in conclusione abbiamo una fenditura, una doppia fenditura, la cui distanza tra i centri è circa 300 micron, vuol dire 0,30 mm, mentre invece la larghezza di ciascuna fenditura è circa 100 micron, quindi 0,10 mm. Si tratta di questa doppia fenditura, la numero 4 del vetrino tedesco. Infatti leggiamo Mittenabstand 0,3 mm, che è la distanza fra i centri delle fenditure, e Spaltbreite 0,1 mm, che è la larghezza di ciascuna fenditura. Spero di aver pronunciato bene in tedesco. Lo vediamo anche qui: fenditura numero 4, di primo 0,1 mm, di 0,3 mm. Prima, durante lo svolgimento, non ho mostrato questi valori, li ho soltanto indicati. Vediamoli sulla fotografia. Cominciamo dal primo e l'ultimo massimo di Young, 17,142 mm. Infatti, questo è righello in millimetri, 17 mm è il primo massimo di Young e 142 mm è l'ultimo visibile qua. Invece i minimi di Fraunhofer, il primo e l'ultimo, stanno a 32,5-126,5 mm. E infatti eccoli, questo minimo più o meno sta a 32,5 mm e quest'altro qua giù sta all'incirca a 126,5 mm.